Sempre un tema, ok? Il tema di quest'anno è l'evoluzione. Cercheremo nel corso di queste due giornate di spiegarvi che cosa intendiamo. Nel senso, noi siamo riusciti ad attivare 925 clienti nuovi quest'anno, cioè numeri da capogiro. Franceschino e Alessandro, ci raccontate che cos'è il progetto di Agroindustria e soprattutto cosa abbiamo fatto e cosa faremo? Buonasera a tutti nel frattempo. Allora, prima di tutto è un piacere, diciamo, essere entrati in questa grande famiglia che oggi ho conosciuto e spero di poter continuare a conoscere, che è quella delle Quality Food. Allora, Quality Food Agricola è nata da pochissimo. Intanto avevamo la necessità di colmare questa continua esigenza di qualità e di eccellenza dei nostri clienti, e dall'altro spesso ci incontravamo con una classe di imprenditori per quella che è vita, fra virgolette, di gourmet, nel senso che sicuramente il marchio esiste da qualche anno, come spiegava qualche giorno fa Simone, dar da mangiare in un certo modo, quindi bene, con prodotti di qualità, ecco, quindi eccellenza nei prodotti, eccellenza nel chef. Quindi sono contenta di far parte, come dicevo prima, di questa grande famiglia. Grazie Simone, buonasera a tutti. Come ha detto Simone, è sempre gentilissimo. Io sono Carlo Minini, sono un agronomo, sono il amministratore di Orto Gourmet e l'ideatore di questo, che è un progetto nato da quasi nella mia testa da 5-6 anni, ma ormai da 3 anni quasi come azienda. Noi produciamo microgreen, fiori e foglie come stili per la ristorazione. Più è alta la mia capacità di individuare un prodotto d'alta gamma, una materia prima di grande valore, più questa tradurrà in un ottimo prodotto all'interno della moda. Io sono Alessandra Andrea Antonio e nel 2013, praticamente dal nulla, abbiamo deciso di aprire un allevamento avicolo. La nostra azienda, che ci tengo tanto a dire, che è vocata a quelli che sono tre valori fondamentali: la salvaguardia dell'ambiente, la qualità del prodotto e soprattutto il benessere animale, che è la cosa più importante in assoluto. Silvia Fontana Ramata è un'azienda agricola nata all'inizio del Novecento dal mio bisnonno Raffaele. E all'epoca era un piccolo allevamento di bufale. Siamo arrivati ad oggi ad avere circa 800 capi bufalini. Da circa un anno e mezzo abbiamo aperto un piccolo caseificio annesso all'azienda, dove lavoriamo esclusivamente il nostro latte. Solo latte che ha meno di 2 euro, quindi latte quasi caldo. A mio parere riesce a dare delle caratteristiche organolettiche che ad esempio già un latte refrigerato perde. L'azienda è sul lago di Bolsena, a
Grotte di Castro. Nasce, diciamo, prevalentemente per il vino, l'olio, e poi in un secondo momento la proprietà ha portato una razza che in Ungheria era in via di estinzione. Nell'89 ha portato a Mangalica. Al momento abbiamo un allevamento, unico allevamento in Italia, di 800 capi. Sono Lia, sono una dei tre partner di Progress, un'azienda che si trova a Tromsø, città a 250 km più a nord del circolo polare artico, in Norvegia. Produciamo una bottarga di Skrei, quindi Gados Morua qualità Skrei. È una produzione interamente artigianale, come avete potuto vedere, nel senso che noi non utilizziamo alcun macchinario. La prima è la categoria del best salesman, cioè vince il premio la gente che ha venduto più di tutti in termini di fatturato. Marianna Giannantasco! Che bellezza! Che bellezza! Passiamo al secondo premio, che invece è il Best Performance HQF, ok, vince il premio la gente che realizza la percentuale più alta di fatturato rispetto all'obiettivo. Questo fa magia, Adriano. Non ci frega.